Con la conferenza stampa di presentazione si è dato il via alla settimana celebrativa della consegna delle Bandiere Verdi 2024 che si tiene a Fasano sino al 6 luglio. Ieri nella sala di rappresentanza Palazzo di Città si è svolto il primo appuntamento, la presentazione degli eventi, alla quale hanno partecipato il sindaco Francesco Zaccaria, l'assessore alle attività produttive Giuseppe Galeota, l'assessore al turismo Pier Francesco Palmarigi, il consigliere comunale e medico pediatra Franco Mastro e l'ideatore della bandiera verde Italo Farnetani, professore ordinario di pediatria, Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta. Siamo molto felici questa mattina di presentare l'edizione nazionale di Bandiera Verde che quest'anno si tiene a Fasano, un riconoscimento che abbiamo conseguito per il nono anno di fila. È un riconoscimento molto importante perché sancisce la capacità del nostro sistema legato alla balneazione e alla gestione dei lidi di essere a misura di bambino. Questo è molto importante per le famiglie, è molto importante anche alla luce di quello che si è vissuto negli anni scorsi, dove i bambini hanno patito una vera e propria crisi dovuta al Covid. La socialità, i luoghi a misura di bambino sono importanti e ottenere questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio. Ospiteremo i sindaci provenienti da tutta Italia che tireranno proprio qui a Fasano la bandiera verde e quindi sarà una settimana all'insegna dell'attenzione al mondo dei bambini e quindi vi invito a seguire il programma perché sarà un programma molto ricco e divertente. Fasano è dal 2016 che ha ottenuto e confermato ininterrottamente la bandiera verde che indica una località di mare adatta ai bambini e alle famiglie. Questo è proprio il punto. Non basta il mare, ma servono anche servizi per i bambini e divertimenti per i genitori perché sono in vacanza in tutto. Il mare deve essere adatto ai bambini, perciò fruibile, per cui la sabbia, che ci sia uno spazio sufficiente fra gli ombrelloni per poter giocare e poi soprattutto il mare che non diventi subito alto, pericoloso, perché il bambino deve avere la libertà di andare a giocare in acqua, potersi fare il bagno liberamente, eccetera. Elemento importantissimo è il servizio di assistenza, perché l'acqua è pericolosa, si può affogare in 20 cm d'acqua, per cui queste sono tutte caratteristiche che Fasano le ottempera alla grande. Abbiamo scelto proprio questa località, la località di Fasano, non solo perché, ripeto, è una bandiera verde consolidata, ma soprattutto perché offre tutti questi servizi che oggi, nel momento in cui ci troviamo, cioè post pandemia, è ancora più importante poter avere dei servizi a disposizione dei bambini per farli giocare, aggregare anche gli adolescenti. Mi spiego, il Covid è stato un periodo che ha danneggiato enormemente dal punto di vista psicologico i bambini che hanno vissuto isolati dai compagni, vicino a, purtroppo anche per la didattica a distanza, a un video, di conseguenza hanno perso anni di rapporti umani con i coetanei. Di conseguenza è necessario in questa estate 2024 poter avere dei servizi negli stabilimenti, nei lidi, che gli possano favorire l'aggregazione e l'animazione. E poi anche i genitori si devono divertire. Ultimo punto, noi avremo anche in 2 giorni, cioè giovedì e venerdì, la notte verde dei bambini con la sagra del pesce, perché vogliamo promuovere il consumo del pesce. Quando i bambini sono al mare hanno questo grande affetto, questa grande apertura, questa grande gioia del mare e tutto quello che c'è dentro. Momento giusto per dirgli i pesci sono in mare, poi li vedono pescare, per cui di farli mangiare. E qui è il punto importante che sarà il tema di una relazione di sabato. Ai bambini il pesce gli piace, soprattutto impanato e fritto. E qui è il punto. Se il pesce viene cucinato con l'olio di oliva non fa mai male, se invece viene cucinato con l'olio di semi di qualunque tipo si possono creare delle sostanze tossiche. Allora a Fasano, che è la patria dell'olio di oliva d'eccellenza, è il momento proprio giusto per dire attenzione, consumiamo il pesce. Ecco, questa è un po' la sintesi
delle prime giornate. Poi arriviamo alla conferenza e alla consegna della bandiera verde di sabato. Tra l'altro c'è anche un altro evento importante che sarà domani, che è il 2 luglio, in cui si farà un punto con i vari pediatri per poter dimostrare e illustrare quali sono i servizi pediatrici a disposizione dei bambini, perché è ovvio che i bambini d'estate stanno bene, però se c'è bisogno è importante avere a disposizione un servizio sia territoriale sia d'emergenza. Concludo dicendo che questo evento, che è il 10° anno che viene fatto, la prima volta che viene fatto in Puglia, e soprattutto ha avuto il patrocinio delle più alte istituzioni italiane, la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero del Turismo e anche la Commissione Europea, proprio perché le bandiere verdi hanno una valenza internazionale, di cui sono state selezionate 155 bandiere verdi, di cui 147 in Italia, 5 nell'Unione Europea e 3 in Africa.